Ladies and gentlemen, ecco le 5 nomination per il miglior attore politico italiano. Prima nomination, Gianni Letta. Io l'ho vista in televisione, lei nelle tavole rotonde è sempre il più acuto. Molto gentile. Mi dai il suo soprabito? No, ma guarda che il dottor Letta è venuto solo per fare una telefonata urgente e va via subito. Fai un caffettino al dottor Letta. Ma perché vuole un caffè? Ma a un giornalista non lo rifiuta mai un caffè, signore. Prego, dottor Letta, sì. Seconda nomination, Augusto Minzolini. Quest'occupazione deve essere preparata con la massima cura e precisione. Giovanni telefona domani alle 8:15 a scuola e blocca il telefono. La prima squadra entra dentro scuola e arriva fino al secondo piano. Terza nomination, Alessandra Mussolini. Volevo salutarla. Salutarmi? Sì, se n'è andato via così come una furia. Pensavo che mi odiasse. Io invece... Arrivederci. Io veramente preferirei con un bacio. Quarta nomination, Beppe Grillo. Va bene, su, tiriamoci un po' sul morale, Giovanni. Cosa avrei dovuto dire io, allora, quando Luigi mi ha messo le corna? Io ho pensato, cosa ci avrà trovato quello lì, in quel giocatore della Rarinante, salto 1,90, occhi azzurri, bellissimi, laureato in filosofia. Chissà cosa ci ha trovato, eh? Ah, vale a capire le donne, tu. Quinta nomination, Marianna Madia. Grazie a tutti. Tanto torna, tornano tutte. And the Oscar goes to...